reclutavano giovani nigeriane, spesso minorenni, convincendole a lasciare i loro villaggi di origine anche ricorrendo a riti voodoo. Poi le riducevano alla schiavitù e le avviavano alla prostituzione in Italia, nel territorio del comune di Firenze. Questa è l'accusa per la quale 4 uomini di origine nigeriana sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo reparto operativo della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Firenze, sono in realtà iniziate nel luglio del 2016. Le ragazze scortate da uomini armati che spesso abusavano di loro venivano trasferite dalla Nigeria in Libia attraverso viaggi in pullman e moto che potevano durare anche mesi. Poi venivano fatte salire sui barconi verso l'Italia. Una volta arrivate a destinazione venivano prese in consegna da connazionali, avvisati del loro arrivo dai familiari e avviate alla prostituzione. Per costringerle a prostituirsi venivano ricattate anche con riti voodoo fatti da stregoni in Nigeria, usando dei loro effetti personali. Venivano private della libertà personale e private di ogni contatto esterno, tranne i rapporti con i loro clienti. Tra i luoghi dove venivano fatte prostituire, il Parco delle Cascine a Firenze. Per i fermati le accuse sono tratta di persona, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. 3 di loro, 2 uomini e una donna, sono state rintracciate nell'appartamento dove risiedevano a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Nella casa è stata trovata un'altra giovane donna nigeriana che è stata affidata a una struttura protetta. Sequestrati anche i quaderni che le donne usavano per annotare i loro incassi. Il 4º fermato è stato bloccato a Monte Silvano, provincia di Pescara, dove era ospite di un centro di accoglienza per immigrati.